Ben trovati amici, ci troviamo a Lamon, in provincia di Belluno. Ecco, e siamo qui con il proprietario dell'azienda agricola Facchin Luca. Ecco, che lui ha questo piccolo allevamento di capre e basta. Ecco. E ci vuole dire qualche cosa in merito al suo allevamento. Allora, mi chiamo Luca Facchin, appunto. E ho un allevamento di capre da latte, produco latte per la Latte Busche. E in questo allevamento ci sono circa 90 capi in asciutta, ora sono in asciutta perché devono partorire, partoriranno diciamo dai 20 di gennaio così in poi. E dal 20 di gennaio in poi dovranno partorire e quindi avranno dei piccoli caprini, no? Più o meno uno o due capretti a ogni capra. Ogni capra, quindi in pratica qui quante capre ci sono adesso? 90. 90, quindi in teoria dovrebbe quasi raddoppiare il... Non raddoppiare, ma quasi sì. Quasi sì. Solo con i capretti, insomma. Solo con i capretti. E dopo poi quelle piccole caprette lì, una volta che crescono, cosa fai? Allora, le migliori, quelle più selezionate, vengono allevate come rimonta. Sì. Rimonta per la stalla qua e dopo alcune vengono vendute e altri portati a macello per produrre capretti da carne. Per produrre la carne. Ecco. Tu hai anche dei terreni, quindi il fieno lo produci? Sì, io produco tutto il fieno, mi aiuta anche mio papà dietro il fieno e la mia ragazza mi aiuta con i capretti. Oh, che bello! E anche in stalla. Bene, così la prossima volta magari se c'è anche tuo papà e la tua ragazza, magari presentiamo anche tutto lo staff completo. Poi cosa volevo dire? Sì, mio papà mi aiuta con i terreni, sì, con la fienagione magari. Perché è un impegno abbastanza grande, perché sì, ci sono le capre, i capretti, il fieno. Il fieno che voi producete sui vostri terreni è sufficiente per l'allevamento delle capre integrare? Noi produciamo. Il fieno lo produciamo tutto noi, quello che mangiano le capre. Poi integriamo la razione a seconda del momento di lattazione o di asciutta con un mangime apposito sulle capre. Bene. Allora noi ringraziamo il titolare Facchin Luca dell'azienda agricola appunto qui di Lamon. Si trova a Lamon e qui cosa c'è qui? Sala. Ecco, in località Sala. Ringraziamo per la sua disponibilità, per l'intervista che ci ha concesso, che è sempre un piacere vedere queste piccole realtà, questi piccoli allevamenti. E amici, il nostro video termina qui e ci sentiamo alla prossima. Ciao! E un ciao anche da Luca. Ciao! Intervista che mi fa Luca Facchin, azienda azienda agricola Luca Facchin.
comunque entra qua.